Noi per la fine del mese di ottobre speriamo di avere da Milano le nuove tessere. Questo serve perché la gente vuole tesserarsi, si stanno avvicinando alla Lega tantissime persone di varie professionalità, c'è voglia assolutamente di schierarsi a fianco della Lega. Io non appena le tessere nuove arriveranno contatterò i coordinatori e così loro vi comunicheranno quando potervi finalmente tesserare. Nel frattempo questo modulo che hanno fatto di pretesseramento è una soluzione, un'alternativa valida per avere un po' la situazione sotto controllo e anche avere il conteggio delle tessere. Per quanto riguarda l'attività sul territorio, io posso portare la mia esperienza su Roma. Noi stiamo trovando in alcuni municipi, faccio l'esempio dell'ottavo e del terzo, con delle giunte definite di centrosinistra, sarebbe un complimento, sono fuoriusciti dai centri sociali, che mettono all'ordine del giorno nulla che riguarda il benessere dei cittadini. Strade, viabilità, immondizia, sicurezza, niente, non viene parlato di assolutamente niente di tutto questo. Il tema che viene affrontato è municipio solidale e si sono firmati un foglio contro la decisione del ministro Salvini della chiusura dei porti, che politicamente non ha nessun valore perché non decidono niente, è semplicemente ideologia. Cioè noi ci troviamo a combattere delle persone che non sono minimamente interessate ai problemi delle persone. Questo per noi è un vantaggio, perché se noi oggi lavoriamo bene sui territori, nel giro di pochi anni li spaziamo via e riusciamo finalmente a riprenderci la città, le vostre città. Quindi io l'unica cosa che mi sento di dirvi è che da qui ai prossimi mesi ci aspetteranno degli attacchi durissimi, lo vedete tutti i giorni, è un continuo. Però Matteo Salvini ha riacceso in noi quella voglia di fare politica, quel fuoco dentro di impegnarci per un obiettivo più importante, e lui ce la sta mettendo tutta. Quindi fondamentalmente vi faccio un grosso in bocca al lupo sperando di raggiungere gli obiettivi prefissati. Grazie.